42. Oh, che figata, ragazzi! Non ci sto dentro. Allora, abbiamo qui l'Osmo DJI. Cos'è? In pratica, DJI, forse la conoscete già, per i suoi droni super famosi, sono i più venduti, i più pro, no? I più fighetti sul mercato. In particolare, il Phantom 3, quello un po' più venduto. E da poco quello top di gamma si chiama Inspire One, super fighissimo, niente da dire, che monta una camera che si chiama X3 montata su un gimbal elettronico automatico. Cos'è un gimbal? Praticamente è una serie di servo motori che muovono la camera e la stabilizzano elettronicamente invece che usare altri metodi come si faceva in passato. Il sistema funziona talmente bene che è stato quello che ha un po' decretato il successo dei droni di DJI, perché le riprese vengono super, super stabili, eccetera. Fighissima sta roba qua. Cosa è successo? È successo che DJI, che è un'azienda cinese assolutamente furbissima, ha preso la camera dell'Inspire One, che si chiama X3, e invece che montarla al contrario su un drone, l'ha montata per il dritto su un'impugnatura. Questa impugnatura poi l'ha ricamata con vari controlli per tenere in mano questo gimbal e camera, appunto l'X3, e riuscire a fare le stesse riprese che si fanno aerei con i droni a terra. Fondamentalmente è veramente l'uovo di Colombo. Andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola. Però il mio coltellino da unboxing. Tac. C'è altro? No. Quindi dentro c'è la custodia con dentro già l'Osmo, figata, arriva l'Osmo dentro già alla sua custodia rigida, molto fighetta, con anche la tracolla, se ho capito bene. Adesso questo la metto un attimo da parte. Ci sono qui, immagino, varie cartacce che questa volta però dovrò leggermi. Istruzioni varie, per cui la classica Quick Start Guide, Declaration of Conformity e altre minchiate. Questa me la tengo da parte. Poi abbiamo un'altra scatolina con vediamo cosa. Direi che è il cavo per il caricatore esterno della batteria. Questo è sicuramente la tracolla per la custodia che vi ho appena fatto intravedere. Questo è un laccetto per l'Osmo, in modo tale che se ti cade almeno ti rimane attaccato al polso, cosa che userò il più possibile, perché ho veramente il terrore che questo aggeggio che sto per mostrarmi per mostrarvi mi caschi. Qui non c'è più nulla. Qui dentro immagino ci sarà, esatto, il caricatore, il caricatore esterno della batteria e la batteria. Ho già preso a parte una seconda batteria, è proprio inevitabile, soprattutto per l'uso che ne voglio fare io, perché queste batterie da 980 mAh, vediamo se è vero, sì, 980 mAh, durano più o meno un'ora di riprese, stando molto abbondanti. Quindi se volete farvi una giornata intera in giro con l'Osmo, almeno due batterie direi che bisogna averle. Poi andiamo a vedere cosa c'è dentro la confezione. E leggevo inoltre un altro recensore che si lamentava giustamente del fatto che questa diciamo custodia è fatta per essere appesa così, però si apre verso il basso, quindi fondamentalmente quando l'aprite rischiate di far cadere tutto quanto, perché si apre così verso il basso. Non è stata proprio una grande scelta da parte di DJI farla aprire in questa maniera. È vero però che l'Osmo è, diciamo, bloccato dentro la custodia da un altro strap. Se però l'avete messa via al volo, rischiate davvero di far cascare tutto quanto. Comunque dentro vedete c'è l'Osmo già bello montato con il suo strap, e lo possiamo tirare fuori. Non c'è nient'altro nella custodia, quindi la metto via per adesso qua. E poi qui c'è l'Osmo nella sua bellezza, quindi
vedete che adesso in questo momento è bloccato, ha qui sopra la camera X3 che monta un sensore Sony Exmor R da 12 megapixel, quindi per intenderci fondamentalmente gli stessi sensori delle GoPro di fascia alta, quindi ha un'ottima qualità, ha un FOV di equivalente di 20 mm. Quindi 94 gradi, non è super panoramico. Altra cosa che mi piace molto di questa X3 è abbastanza luminoso perché è un F2.8, non è incredibilmente luminoso, ma è abbastanza luminoso. La camera in particolare fa foto appunto da 12 megapixel, ma ha delle funzionalità molto fighe. In particolare fa in automatico chiaramente i timelapse muovendo anche la camera. Ricordiamoci che ha tre diversi servomotori questa camera e quindi si può muovere e questa cosa è fighissima perché chiaramente facendo il timelapse in movimento è una cosa che fare solamente con accessori super costosissimi. Oppure un'altra roba molto figa è la lasciate sul treppiedi, poi vi spiego anche come, e lei vi fa un 360 in automatico, fa tutte quante le foto e poi le mette insieme e salva direttamente la foto in 360, è una grande comodità. Oppure anche il selfie panorama, che è la stessa roba, ma ci siete anche voi dentro, niente di che. L'altra roba molto interessante di questo Osmo sono le caratteristiche tecniche del video, perché è fighissima. Parte da 4K, arriva a 4K a 30 frame al secondo, 2K ancora a 30 frame al secondo e già siamo al top, ma soprattutto in Full HD, quindi a 1080 riesce a riprendere a 30 frame al secondo e vabbè a 60 frame al secondo, figata, e addirittura arriva a 120 frame al secondo, qui già godo. Si riusciranno qua a fare quindi quelle bellissime riprese che di base sono stabilizzate, ma oltretutto sono anche appunto a rallent, no? Quelle che avete visto mille volte in quei bei documentari o robe simili. Fino a 120 frame al secondo, quindi rallentati fino a 4 volte, mantenendo comunque la fluidità dei 30 frame. Come è fatto l'Osmo? Allora, si impugna in questa maniera. Quella che vedete qui è il portacellulare, perché chiaramente è completamente comandato da un cellulare via wifi. Può essere sia un iPhone che un Android. Questa roba qua si può anche smontare. L'Osmo funziona anche da solo, se sarà il modo più comune in cui lo userò io. Mi piglia già malissimo ogni volta dover tirare fuori il cellulare, attaccare il wifi. Sono gli stessi discorsi che vi ho fatto per la iCamera di Xiaomi. Mi rompe il cazzo ogni volta tirare fuori il cellulare, attaccare il wifi, aprire l'applicazione, chi se ne frega. Fondamentalmente la camera ha un angolo di ripresa talmente ampio che si può tranquillamente riprendere anche senza vedere quello che si sta riprendendo. Se però volete fare cose particolari o cambiare le impostazioni, collegate il vostro bel cellulare qui, anzi ce l'ho in tasca, vediamo subito. Dovrebbe contenere senza problemi un cellulare fino a 5 pollici e mezzo. Questo è un iPhone 6, ci sta proprio tranquillamente. L'handle qui è tutto in alluminio, molto figo, ruota in tutte le direzioni, quindi è davvero molto comodo. È fatto molto bene, veramente. Tutto quello che vi sto mostrando in realtà è tutto molto costoso, non ho ancora parlato dei prezzi, per cui non stupiamoci se è tutto in alluminio fighissimo. Vedete com'è questo handler per i cellulari, cioè veramente fatto da paura. Tra l'altro anche gli agganci, se vedete, si sono inventati questo sistema a denti, insomma non è che l'hanno inventato loro, però lo stanno utilizzando tutto in metallo, è tutto in metallo questo, è tutto quanto alluminio. È compatibile chiaramente con, diciamo, la presa standard che si usa in fotografia, ma in più avendo anche i denti, una volta piazzato lui non si muove più. Adesso questo è l'esempio sbagliato perché poi lui ruota, però ci sono altri accessori che permettono di collegare per esempio in contemporanea sia un cellulare che un microfono esterno, eccetera, molto interessanti, e si collegano tutti a questa porta generica. L'altra figata da tenere bene a mente, oltre al fatto che è controllata via app DJI, che è la stessa che si utilizza per i suoi droni, fatta da Dio, aggiornata frequentemente, utilizzata da veramente tantissimi professionisti ogni giorno, quindi top di gamma per quanto riguarda l'app, cosa non da poco. La cosa fighissima dell'Osmo è che è tutto comandabile anche manualmente. Qui, vedete qua, qui praticamente hai un joystick con cui riesci a muovere la camera fuori
fluidamente, e già questa roba qua mi manda giù di testa, perché riesce a fare quelle belle carrellate super fluide grazie allo stabilizzatore, semplicemente muovendo il dito su, giù, sinistra, destra, fighissimo. Poi hai il tasto per registrare video, quindi come dicevo si può tranquillamente registrare anche senza dover ogni volta collegare il maledetto cellulare, e un tasto generico di scatto fotografia. Hai vari LED di controllo, e più sul davanti c'è questo fatidico grilletto che serve a impartire all'Osmo diversi comandi. Se lo si tiene premuto, lui mantiene l'inquadratura, e quindi si possono fare dei pan con la mano, per esempio, o muovendosi, rimanendo super fluidi. E se lo si preme 3 volte, gira la camera e viene verso di voi. Adesso ve lo faccio vedere, lo accendo, quindi monto la batteria e il resto, datemi un minuto. Oh, allora, siamo tornati qui. Ho finito di, diciamo, caricare la batteria intanto, perché vi arriva completamente scarica, quindi l'ho caricato un po' per mostrarvi, insomma, qualcosa. Poi co cosa bisogna fare? Bisogna sbloccare i 3 servomotori, quindi ogni volta vanno sbloccati. In realtà è un'operazione che si fa in 2 secondi, però insomma è una piccola menata a fare. Si accende l'Osmo, si collega via wifi all'app ed ecco il risultato. Si incastra chiaramente lo smartphone dentro al suo supporto in metallo fighissimo, come vi ho già fatto vedere, ed ecco qua. Allora, ha 3 modalità principali, come vi spiegavo prima. Fondamentalmente, muovendo l'Osmo in qua e là, la camera seguirà l'inquadratura che cercavate molto lentamente. Se notate, io mi muovo verso l'alto e lei piano piano, vedete che cambia inquadratura seguendo dove volevo andare. Tenendo premuto il grilletto frontale si blocca l'inquadratura attuale, e questo permette, per esempio, di fare dei pan molto molto fluidi. Fighissima sta cosa qua. Se vi siete persi, diciamo, se la camera è orientata strana, basta fare un doppio clic sempre sul grilletto frontale, e lei si resetta frontalmente. In questo caso era già praticamente frontale, anzi guardate, così vi mostro anche il funzionamento di questo joystick. Questo praticamente muove la camera e lo fa fluidamente in base a quanto lo premete. Un po' più in basso, per esempio, voglio inquadrare qui il mitico Skeletor, no? Quindi vado qua e poi faccio un pan. Posso fare anche molto lentamente così. Oppure addirittura posso muovere la camera con il dito sul touchscreen, cioè tengo premuto e a questo punto io, muovendo, la camera mi segue. Guardate che figata. La camera mi segue sempre fluidamente finché non arrivo al soggetto. Quindi questo lo posso fare sia in remoto, perché chiaramente il telefono non è collegato via cavo, è solamente collegato via wifi, quindi posso farlo in remoto, per esempio, oppure posso muovere la camera qui, o ancora più semplicemente con il joystick, che mi sembra veramente la figata più grossa di questo Osmo, una delle figate più grosse. L'altra roba è il selfie mode. Premendo 3 volte il grilletto, la camera si girerà verso di me. Vediamo. Quindi eccomi qua, ciao ragazzi. Premendo ancora 3 volte, tornerà frontale. Chiaramente dentro l'app poi ci sono una milionata di impostazioni varie. Adesso vado a mettere un po' a fuoco, così ve la mostro. Allora abbassiamo, così inquadriamo Skeletor. Tac, troppo. Tac. Vedete quanto è facile cambiare inquadratura mantenendo comunque in mano l'Osmo. Ci sono svariate impostazioni sia per l'uso come macchina fotografica che come camera. Per esempio, in questo caso sono camera, si può andare velocemente sullo slow motion. Tra l'altro, vedevo prima, vi ho parlato di 120 frame al secondo, ma quelli arriveranno con un aggiornamento firmware, da quello che ho visto e letto in giro, perché attualmente il massimo a 1080 è il 60 fps. Spero che arrivi presto anche il 120. Comunque anche il 60 non è male. Vi faccio vedere le impostazioni della camera, così lo capite subito. Video resolution adesso è impostata sui 4K a 30 frame al secondo. Se vado a vedere 1920x1080, che è appunto il 1080, il massimo è 60 frame al secondo. Poi si arriva, quindi 60 frame è il massimo ovunque, anche sui 720 è quello il massimo. Adesso lo lascio
a 4K a 30 frame al secondo. Video caption e video standard sono insomma tutte quante informazioni aggiuntive, palo NTSC, la ratio 16 9 4 terzi, image format, time lapse, insomma ci sono tantissime impostazioni. Si può formattare l'SD card e compagnia. Tra l'altro, a proposito di SD card, insieme all'Osmo vi arriva un dato dopo anche una schedina SD classe 10 da 16 giga, quindi insomma una cosa in più. Chiaramente, ripeto ancora, costa un botto sta roba, per cui ci mancherebbe che non vi dessero anche l'SD, però in realtà adesso ci arrivo, non costa neanche così tanto visto tutto quello che viene dato in, diciamo, in bundle. Qui ci sono delle impostazioni veloci, quindi si può impostare, sono in modalità video, quindi si può lasciare in auto oppure in shutter release, in priorità di otturatore, di velocità di scatto. Quindi per intenderci, si può impostare cosa buona e giusta, per esempio lo shutter release a 60, che è il doppio del frame rate. Se registrate a 30 frame al secondo, essere a 60 è cosa buona, e poi si può compensare oppure cambiare l'ISO qui sopra. Oppure semplicemente impostare tutto quanto in manuale, quindi imposto a 60 questo e cambio poi l'ISO e tutto quanto il resto. O ancora più semplice, se la volete fare veramente super semplice, tutto quanto in auto e via. Qui vado a rivedere i filmati che ho già registrato. Non ho registrato nulla ancora, perché credo che non ci sia nulla. Infatti sta girando a vuoto. Vediamo se torno indietro. Sì. Qui, se vedete qua, l'iconcina cambia quando premo il grilletto e mi avverte che l'inquadratura è lock, no? È bloccata su quella attuale. Qui si torna alla home, eccetera. Qui ci sono le impostazioni generali. Cosa buona e giusta anche qui, i livelli del volume, li vedete? Del microfono, a cui vado subito a mostrarvi quello che vi dicevo prima, cioè le cose positive e negative. La cosa negativa è che il microfono incorporato è questo buchino che vedete qui, è veramente un supercesso. Registra molto piano e soprattutto è vicino al grilletto, per cui becca ogni volta il rumore del grilletto che quando lo utilizzate, e becca anche, forse si sente, il rumore dei tre motorini che tengono il gimbal equilibrato. Probabilmente si sente anche qui in camera. Sentite questo bzzz? È terribile, insomma, l'audio così. La cosa molto positiva però di questo Osmo, ed è uno dei motivi per cui l'ho comprato, è che ha un ingresso per il microfono, incredibile. Solitamente su queste camere qua non ci sono mai ingressi per il microfono, in questo caso c'è. Io lo sfrutterò tantissimo con un microfono lavalier che mi collegherò, diciamo, al colletto. Alla stessa maniera si può collegare per esempio un microfono direzionale. Quindi molto comodo questo. Diciamo, lo svantaggio che il microfono interno è un po' un cesso, ma grande vantaggio che almeno ha un ingresso microfono e quindi si può ovviare abbastanza facilmente alla cosa. Come vedete qui ogni tanto salta un po' la connessione wifi, probabilmente salta l'anteprima. Rimango convinto che l'utilizzo più veloce e immediato è semplicemente accenderlo, registrare e metterlo via. È chiaro che se volete cambiare impostazioni, ripeto ancora, bisogna tirare fuori il cellulare, eccetera, eccetera, eccetera. Che altro dire, vi lascio con un po' di sample prese dalla rete, perché chiaramente io non l'ho ancora utilizzato questo Osmo. Come vi dicevo nell'introduzione, cambierà sicuramente radicalmente il modo in cui vi racconto le trasferte che facciamo con Lega Nerd, perché sembra veramente nato apposta per fare appunto vlogging durante a viaggi o trasferte. Fondamentalmente il suo utilizzo, o come lo utilizzerò io, sarà collegato con un microfono lavalier in cui commento quello che riprendo. E quando serve, mitico triplo tap, e lui passa in selfie mode e vi racconto io in prima persona. Ciao giovani. E vi racconto io in prima persona quello che insomma succede e che vi mostro. Non so quanto sarà comodo portarselo in giro, vero è che viene fornito insieme a questa comoda borsa, non è troppo gigantesco, pesa attorno ai 200 grammi la parte superiore e altri 200 grammi la maniglia, quindi attorno ai 400-500 grammi, non è pesantissimo, non è neanche super leggero, però diciamo che è un pacchetto unico che altrimenti è veramente molto difficile da trovare. Così, già fatto con l'app DJI che funziona, funzionante con la camera integrata 4K o 1080 60 120 quando arriveranno, il gimbal, la maniglia con i comandi manuali che non necessitano di avere sempre collegato lo smartphone, all'occorrenza
lo smartphone che si collega in questa maniera super comoda per il prezzo che costa. Adesso ve lo dico finalmente. Non è poi tantissimo. Si trova sul sito della DJI il prezzo di listino di 750 euro, che è veramente tantissimo. In realtà, io questo l'ho comprato su Amazon. Vi lascio il link sotto. L'ho pagata 640, che se ci pensate in realtà per quello che viene dato non è troppissimo. Cioè, facendo un rapido conto, per esempio, vi comprate una GoPro Hero 4 Black, costa 450-500 euro, sì, è un po' calata, tra i 400 e i 500 euro. Oltre a quello vi serve chiaramente anche un gimbal per la GoPro sta attorno ai 200-250 euro, e già siamo arrivati al prezzo che ho pagato io per tutto il pacchetto completo. Però in quel caso avrete due elementi separati, che sì, può essere comodo avere la GoPro a parte, ma il gimbal da solo non ve ne fate nulla, che hanno due batterie separate, la batteria della GoPro e la batteria del gimbal, quindi molto scomodo. Non hanno un'app di gestione comoda quanto quella di DJI, che nasce apposta per gestire questo tipo di setup, appunto. Non avrete i comandi manuali super fighi come ha l'Osmo, in questo caso con il grilletto che vi fa il selfie mode, eccetera, e tutte le altre figate. Non avete neanche tutte le funzionalità aggiuntive che ha l'Osmo, che sì, sono delle fighetterie, ma che possono essere davvero molto comode, come l'autopanorama, piuttosto che il timelapse automatico, eccetera. Cioè, delle mega figate che sfruttano la presenza del gimbal. Alla fine, come qualità video, sarete bene o male sullo stesso livello, perché il gimbal qui è veramente al top del top del mercato. Cioè, come li fa DJI, veramente pochissimi altri riescono a farli. Quindi in quel caso avreste invece un gimbal, diciamo, di una sottomarca, pagato comunque tanto, perché attorno ai 200 euro, come dicevo. Come camera probabilmente in quel caso avreste un risultato un po' migliore, perché la GoPro 4, l'ultima, è veramente eccezionale. Però anche la X3 che monta questo Osmo sicuramente non è da meno. Il sensore è praticamente lo stesso, gli aggiornamenti firmware sono super frequenti, quindi io punto molto sulla soluzione che ho scelto, chiaramente per i miei usi particolari, cioè mostrarvi quando vado in giro per l'Italia e per il mondo i viaggi che faccio e le trasferte che faccio. E altra cosa interessante è che tutto questo nasce, come vi spiegavo all'inizio, dall'unione di questo gimbal più camera, che in realtà è studiato per i droni, con questa maniglia inferiore che ha tutto quanto il resto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in realtà l'Osmo è molto aggiornabile. Prima cosa, esiste per esempio la camera X5, che non è altro che un gimbal ancora più avanzato, con un corpo camera. Con un sensore micro 4 terzi in cui potrei montare le mie lenti micro 4 terzi. Grossa figata. L'unica cosa che mi ha fermato finora è il prezzo spropositato dell'X5, che magari però col tempo calerà. Altra cosa, magari il prossimo anno o l'anno dopo uscirà una nuova X3, quindi a un prezzo abbordabile, con una risoluzione migliore, un gimbal migliore, io potrò smontare questa e montare la nuova mantenendo il corpo. No, anche questo non è un game changer, però rimanere dentro il sistema DJI, che ripeto è veramente al top del mercato assoluto, sia a livello software che a livello hardware, è un grandissimo vantaggio. E comprare tutto questo ambaradan, quindi vi danno anche la custodia, vi danno il supporto iPhone, tutto quanto, tutti gli accessori sono in alluminio di altissima qualità, vi viene dato chiaramente il cap per, insomma, il coperchio per l'Osmo, è già avvitato sopra alla lente. Ho visto prima c'è un filtro UV, anche questo niente di che, però una roba in più. Vi viene data anche la schedina SD, insomma, eccetera eccetera. Quindi lui arriva già bello che pronto. Le cose che dovrete comprarvi un po' sono gli accessori, magari non quelli originali di DJI, che costano davvero tantissimo, e sto aspettando che escano, insomma, le copie cinesi, e magari una batteria aggiuntiva, perché la durata di un'ora in tutto di riprese, insomma, se volete fare una giornata intera fuori, probabilmente non è abbastanza. E allora, questa unboxing finisce qui. Chiaramente arriveranno altre puntate dedicate all'Osmo, sia all'interno delle prossime trasferte che farò già nei prossimi giorni. Già domani sono, per esempio, all'anteprima di Deadpool, invece nel pomeriggio sono alla presentazione di
di un nuovo drone addirittura, per cui arriverò lì con l'Osmo della DJI. Parrot non sarà contentissima, però insomma, vi mostrerò un po' queste anteprime già riprendendo con il mitico Osmo. Quindi rimanete sintonizzati sul canale di Lega Nerd o su YouTube o su Facebook, giovani amici di Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Se vi piace l'Osmo, se vi piacciono i miei unboxing, se vi piacciono i miei video, fate like, fate share e alla prossima. Ciao ragazzi!